Le video notizie di Distribuzione Moderna. Si sente parlare di carne in modo negativo. L'azienda Fiorani, assieme al gruppo, in realtà sta compiendo molti sforzi per invece cambiare questa controtendenza e parlare di eticità in modo serio, no? In modo sostenibile, credibile. La filiera il progetto Suino, filiera benessere animale, ha proprio questo obiettivo, quello di mettere in nero su bianco tutti gli sforzi e le risorse che sono state investite per fare delle cose molto seriamente e portare un prodotto eccellente a prezzi accessibili al consumatore. Diciamo che il progetto Suino, filiera benessere animale, è riassunto per punti in modo trasparente sul pack, sul retro della confezione. Quindi iniziamo parlando di benessere animale certificato in ogni fase della filiera da un ente certificatore esterno autorevole che è DQA in ogni fase della filiera, di assenza di antibiotici negli ultimi 120 giorni, di densità d'allevamento ridotti rispetto agli standard di legge, di giochi disponibili per gli animali in modo tale da soddisfare la propria naturale curiosità, di mangimi controllati, sicuri e sostenibili, e una serie di claim che sono veramente significativi. Abbiamo anche una filiera corta che non abbiamo ancora espresso sul pack, ma lo faremo a breve. I cartoncini, come dicevo prima, sono cartoncini di sottovuoto che hanno lo scopo di dare qualche giorno in più di vita utile al prodotto in modo tale da aiutare il consumatore con la gestione delle scorte e anche abbattere l'invenduto per il retail. Sono certificati FSC, foreste ben gestite, e a breve avremo anche un upgrade di Aticelca verso il B.